11 passi come consiglio per chi vuole diventare vegano. Proprio iniziamo a dare qualche idea su come farlo, facendolo in 11 semplici step. Naturalmente in ogni passo ognuno ci può stare con i propri tempi quanto vuole, non è che devo fare 1, 2, 3, 4, tutto in una giornata. Quindi lentamente, con i propri tempi, si possono seguire delle piccole regole. Passo numero 1, questi sono presi dal mio libro Cucina Vegana e Metodo Cusmin. Pianificate intanto una volta a settimana una giornata Cusmin Vegan. Cusmin Vegan nel senso di vegana con ricca comunque di cibi vivi. Fate una bella cena, invitate gli amici, leggete le ricette. È il primo passo che potete utilizzare, solo uno a settimana. Cosa ci vuole? Passo 2. Iniziate sempre i pasti principali con abbondanti verdure crude. Belle insalate, colorate, miste, danno colore alla tavola, danno piacere e permettono appunto di andare oltre oltre un semplice piatto, andare proprio nella vera e sana alimentazione. Passo numero 3. Cominciamo a eliminare la carne rossa. Attenzione, carne si intende anche gli insaccati, il prosciutto, eccetera, perché spesso mi vengono in studio e mi dicono, quando io chiedo cosa mangi, mangi la carne? No, 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 non mangio niente. Poi dopo un po' proseguo con l'intervista e dico, sento che nel corso della giornata magari viene mangiato un panino con il prosciutto, salame, eccetera. Questa è carne, quindi cominciamo a eliminare, poi di conseguenza verrà da sé eliminare ogni tipo di carne. Passo numero 4. Ripensate ai motivi per i quali volete diventare vegani e raccontate la vostra scelta agli amici. Può essere utile sia agli amici vegani che non. A volte può essere difficile essere compresi, però può servire per aumentare la propria motivazione al cambiamento. Passo numero 5, sperimentate come colazione la crema Budvig. Come abbiamo detto in altre puntate, la crema Budvig è fatta a base di yogurt di soia, olio di lino. Ci sono all'interno dei semplici ingredienti cereali integrali, come per esempio il grano saraceno, per dirne uno, semi oleosi, limone e frutta in abbondanza. Troverete molte ricette della crema Budvig anche nel mio sito www.psicoalimentazione.it. Passo numero 6, eliminate i latticini. I latticini significa latte e formaggi. Passo numero 7, consumate la frutta come spezza fame. Quindi appena sentite quel languorino, cominciate a prendere della buona frutta fresca, possibilmente biologica. Vi aiuterà a non arrivare affamatissimi ai pasti principali. Passo numero 8, utilizzate i cereali in chicchi al posto della pasta e abbinateli ai legumi per preparare piatti completi e gustosi. Già 2/3 di cereale e 1/3 di legume, avete tutto il pasto completo. Considerate che cibi come per esempio la quinoa sono ricchissimi in amminoacidi, quindi sono molto proteici. Passo numero 9, eliminate il pesce. Passo 10, eliminate le uova. E le uova spesso mi dicono che è difficile eliminarle per via delle preparazioni culinarie, ma possono benissimo essere sostituite in tanti modi, per esempio con una banana matura, con dei semi di lino messi a mollo e frullati. Sostituiscono benissimo le uova nelle nostre preparazioni dolciarie. Passo 11, come dicevamo all'inizio, leggere bene le etichette, perché spesso ci sono dei prodotti insospettabili in certi cibi, certi derivati animali che non possiamo immaginare se non leggiamo le etichette. Quindi vi ho detto, state in ogni passo quanto volete, prendetevi i vostri tempi e se sbagliate non è un problema, ritorniamo con amore, senza sensi di colpa, nella nostra strada. Per concludere vi leggo questa massima di Churchill che dice: il successo non è definitivo e l'insuccesso non è fatale. L'unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare.